Grazie. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Proposta di risoluzione avente ad oggetto rilancio della funzione pubblica del centro commerciale Appio 1. Presidente della Commissione Cofano presenta l'atto, prego. Grazie Presidente. L'atto che ci accingiamo a votare è stato portato in Commissione con la firma del Consigliere Tutino ed è stato discusso e approfondito in sede di Commissione appunto con i commissari che hanno portato il proprio contributo e il proprio pensiero in merito. In Commissione abbiamo avuto la possibilità di avere come ospiti e come invitati sia la UITS per ciò che attenesse l'aspetto della viabilità e sia il delegato dell'ufficio stampa del gruppo Mezzaroma, titolare del manufatto del centro polifunzionale Appio Primo. Abbiamo voluto svolgere questo incontro in commissione anche per avere un punto di vista diretto direttamente da parte del privato, che ha espresso in sede di commissione il fatto che il passo carrabile non era stato emesso da parte del municipio per il parcheggio di via Cesare Baronio, nonostante fosse un atto dovuto. Concertando poi con l'UITS, sempre in sede di commissione, si è verificato, insomma si è avuto modo di poter approfondire che in realtà il passo carrabile è sì un atto dovuto, però a valle di una documentazione complessiva pervenuta e corretta. Dal punto di vista del codice della strada non vi erano problematiche in merito per il passo carrabile, mentre invece vi erano degli elementi ostativi per ciò che attenesse la sfera edile e urbanistico. Per cui da quel punto di vista non è stato emesso il passo carrabile di via Cesare Baronio. L'atto che ci accingiamo a votare comunque ruota intorno a questo, insomma, nel dispositivo chiediamo comunque il rilancio della funzione pubblica dell'impianto, perché il centro commerciale è aperto, è in funzione, però manca la parte pubblica, il mercato dell'Alberone, che dovrà essere trasferito in sede, e il ripristino anche della condizione di viabilità agibile per la strada e per i residenti, perché oggi chiaramente vige ancora una natura poco chiara e anche a tratti diciamo dannosa per i residenti e per chi vi transita. In commissione insomma abbiamo avuto modo, come ho detto, di confrontarci in modo assolutamente pacato e tranquillo con il delegato della società Mezzaroma e a seguito di diverse sedute di commissioni si è arrivata all'approvazione. Approvazione con un numero esiguo di commissari, e di questo un po' me ne dispiaccio, però comunque insomma la commissione è riuscita ad esprimere il parere favorevole. Auspico che le eventuali perplessità che hanno reso alcuni commissari al punto di non esprimersi in sede di commissione oggi insomma abbiano avuto modo di chiarire gli aspetti eventualmente incriminanti, per cui spero che oggi l'Aula possa esprimersi in modo favorevole in merito. Grazie. Grazie Presidente Cofano. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Tutino, prego. Stavolta fu. Grazie Presidente, Assessore. La prima cosa da osservare è che tutto l'iter di approvazione e di costruzione del centro commerciale ha attraversato varie consigliature e dunque si sono accavallate varie responsabilità. È possibile riflettere a distanza di molti anni se quella fosse la soluzione, la destinazione più opportuna, ma chiaramente non è più possibile rimediare a ciò.
e tutto ciò che resta possibile a questo consiglio è fornire un atto di indirizzo sulle modalità di organizzare quegli spazi, in particolare gli spazi pubblici che devono essere presi in consegna, e sia a occuparsi chiaramente anche dei problemi di viabilità e di sicurezza e di decoro e anche di smaltimento dei rifiuti che sono stati determinati da questa scelta urbanistica, che ricordiamo ha attraversato tre consigliature, ovvero Rutelli, Veltroni, Alemanno, e come in altre situazioni di questa triade capitolina diciamo che si è riconfermata, diciamo, la tendenza a un'attitudine verso il privato che diciamo tendeva un pochino, perlomeno un pochino, a dimenticare la funzione degli spazi pubblici e l'utilità che questi dovrebbero avere. Quindi si è configurata una situazione che abbiamo ereditato in cui un centro commerciale ha diciamo, aperto i battenti ed è certamente anche apprezzato nel territorio e dunque crea posti di lavoro che vanno assolutamente tutelati, ma al tempo stesso ha aperto prima che fossero portati a termine tutti quegli oneri che ci si era assunti a partire dalla convenzione con la città e quindi col comune, tutti quegli oneri urbanistici che erano previsti. Questi oneri urbanistici, alcuni hanno un valore culturale, come ad esempio la valorizzazione e l'esposizione dei reperti archeologici ritrovati, di cui oggi non si sa nulla, ma che potrebbero invece dare un qualche lustro in più sia a quel luogo sia a questo territorio. Per andare avanti invece ci sono altri aspetti un pochino più pesanti che non sono stati invece portati a termine, in parte dal privato, in parte dal pubblico. La parte privata non ha ancora ottemperato a tutti quegli oneri che necessitano per accedere, come veniamo a sapere dalla polizia locale, per ottenere il passo carrabile su via Cesare Baronio. Questo comporta un caos che tutti i giorni è vissuto dai cittadini residenti e comporta anche gravi pericoli per la viabilità e una grave situazione di mancanza di decoro di queste strade. Ma ancor più il carico e scarico merci avviene purtroppo in una maniera non regolare, perché i camion semplicemente non possono entrare per l'altezza inadeguata del garage, diciamo, che invece il carico scarico merci era previsto tutto da convenzione urbanistica, tutto all'interno del centro commerciale. Un altro aspetto importante che chiaramente va assolutamente rilevato è la mancanza di un adeguato piano di smaltimento dei rifiuti, tale per cui, e questo è stato portato e sottolineato anche dai comitati di quartiere, lo smaltimento dei rifiuti avviene semplicemente nei cassonetti antistanti, ma chiaramente la quantità di rifiuti prodotta da un centro commerciale di una certa entità è tale per cui i cassonetti strabordano e per cui chiaramente non si può dare né l'igiene né il decoro di quelle strade, e questo va assolutamente risolto, e questo è chiesto anche dalla risoluzione. E a questo punto la risoluzione chiede che, poiché in questo momento per una volta il territorio e l'amministrazione del territorio, quali noi siamo, ha la possibilità di interloquire
da veramente da pari a pari con il privato, laddove nel tempo si è posta di fronte ai privati come semplicemente diciamo per donare dei pezzi della città ai privati, e sto parlando della triade capitolina che ha preceduto questo periodo, in questo momento l'amministrazione può veramente mettersi al tavolo con i privati e trovare soluzioni legali per sanare la situazione di generale illegalità che si è determinata da un punto di vista della viabilità, dello smaltimento dei rifiuti, del decoro e anche da un punto di vista culturale, perché appunto abbiamo parlato di queste di questi reperti archeologici che non si sa bene quale fine abbiano fatto. Chiedo scusa Presidente, se fosse possibile un po' più, ecco, grazie, perché non è facile altrimenti, così come valso per gli altri. Ha ragione consigliere Tutina, per cortesia, su, per favore, prego. Chiaramente, ed è questo anche un aspetto importante di ciò che è richiesto dalla risoluzione, vi si richiede il completamento della parte pubblica. Sembra chiaramente una banalità, ma fatto sta che nei 20 anni che ci hanno preceduto il Consiglio non ha potuto esprimersi con atti di indirizzo in merito alla destinazione di questo manufatto, per cui apparentemente dovrebbe finirvi il mercato che attualmente si trova in sede impropria presso l'Alberone, ma ricorrenti voci mettono in dubbio tutto ciò, e sappiamo quanto invece sia importante lo spostamento del mercato dalla sede impropria dell'Alberone all'interno del centro commerciale a Pio Primo. Ciò è richiesto dalla risoluzione, che richiede dunque, per riassumere e concludere, richiede dalla valorizzazione delle opere, dei reperti archeologici che vi sono stati trovati, al ripristino di una viabilità legale e ordinata e al ripristino del carico e scarico merci secondo convenzione urbanistica approvata, e richiede naturalmente anche quel famoso spostamento del mercato dell'Alberone che tanto attendiamo e che ridarebbe lustro a tutta quell'area, perché abbiamo parlato tanto anche appunto dell'area dell'Alberone per il crollo del Leccio, ma dovremmo parlarne anche per il fatto che da un punto di vista igienico e di decoro e di viabilità quella zona è devastata da un mercato che è in una sede per l'appunto impropria, e che questi lavoratori vanno tutelati. C'è un minuto, consigliere. Grazie. Per cui, a concludere, ricordo a tutti noi quanto sia importante che dopo 20 anni di silenzio il Consiglio decida di fornire un atto di indirizzo che vada nella direzione di completamento delle opere pubbliche, coinvolgimento, perché anche ciò è richiesto, coinvolgimento dei cittadini e dei cittadini nelle decisioni rispetto alla destinazione delle parti pubbliche, spostamento del mercato dell'Alberone all'interno del manufatto e chiaramente ripristino di una viabilità e di un carico e scarico merci legale. Grazie Presidente. Grazie. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Mercato a Pio Primo è stata una delle prime cose che abbiamo messo in discussione nella Commissione Lavori Pubblici di questo municipio. Per mesi e mesi ci sono stati negati gli atti, i progetti, dicendo che questo municipio non ne sapeva assolutamente niente, tant'è vero
che io mi sono recata al Dipartimento Commercio per averli, il consigliere Stelitano si è recato all'Urbanistica per averli, e abbiamo scoperto che questo municipio partecipava ogni mese alla conferenza dei servizi con l'architetto Cocchia e con il corpo, con i vigili urbani dell'Appio. E ogni mese tutto quello che veniva fatto nella conferenza dei servizi veniva inviato a questo municipio con lettera d'invio protocollata, con i progetti modificati e quant'altro. Quindi è chiaro che questo municipio ha seguito passo passo l'evolversi del progetto di Appio Primo. Il discorso, il mercato, io spero per loro che non vadano là dentro, perché sarà il giorno che chiudono baracche e burattini e se ne vanno a casa e rimangono senza lavoro uguale. Comunque, il progetto del mercato era di competenza del Comune di Roma, del Dipartimento Commercio insieme al SIMU. La parte commerciale, la ditta, ha cercato di appropriarsi anche di una bella fetta della parte pubblica, perché aveva ridotto da 3.000 metri quadri a 1.000 e poco più, ed è stata costretta a ritornare ai 3.000 metri quadri. Avevano messo in questa parte tutti i condizionatori, gli impianti di riscaldamento e quant'altro, ma tutto questo il municipio lo ha sempre saputo. Allora, anche il passo carrabile, se uno segue un progetto dove c'è l'entrata per le macchine o per i camion da una certa parte, poi non può negare il passo carrabile, perché è una cosa ridicola. È un parcheggio che era previsto nel progetto seguito sia dai vigili che dall'urbanistica dell'ex nono, ed è ridicolo che poi quando il centro entra in funzione si nega il passo carrabile. Adesso io non ho conoscenze precise rispetto all'altezza per far entrare camion per il carico e scarico merci, però so con certezza che nella convenzione c'è scritto che carico e scarico va fatta all'interno del parcheggio, e se l'hanno fatta più bassa di quello che gli competeva di farla, prenderanno delle macchine più piccole per trasportare la merce. Non può essere un problema nostro. Certo, se non gli si dà il passaggio per il carico, per il passo carrabile, sarà difficile. Stessa cosa per tutto quanto. Cioè, arrivare praticamente alla fine della consigliatura, dopo 2 anni e mezzo che si chiede in commissione di poter analizzare le cose, 2 anni e mezzo fa forse avremmo fatto anche in tempo ad apportare delle modifiche, cosa che non si può fare più adesso che il centro commerciale è bello che è finito, diventa veramente una cosa un po' dal sapore elettorale. Comunque l'atto non prevede niente di problematico, quindi sicuramente lo voterò. Mi sembra più una cosa per i cittadini che altro. Grazie. Consigliera Caccamo. Parlavamo di funzione pubblica che ancora non ha visto il suo compimento. Questa funzione pubblica prevede un ampio spazio che dovrà essere dedicato al mercato di via Gino Capponi. Questo è un mercato che aspetta da diversi anni una sistemazione decorosa, e in questo momento è un mercato su strada e dovrà essere trasformato in un mercato... Consigliera Cacco, consigliera Tutino, quello che vale per lei vale anche per la consigliera Cacco, mi dispiace. Prego, consigliera Cacco. Quindi dicevo, dovrà diventare un plateatico attrezzato. Io non ho seguito i lavori della commissione prima, non ne faccio parte, però conosco il problema dal punto di vista commerciale. Noi sul territorio abbiamo diversi mercati che si trovano in sede impropria, su strada, e che avrebbero bisogno di essere sistemati in un edificio coperto, dignitoso, che assicuri l'igiene al più alto tasso possibile. Questo purtroppo non siamo riusciti ad ottenerlo, non dipende direttamente da noi municipio, anche se noi abbiamo più volte sollecitato, dipende direttamente dal Dipartimento, che è stata nostra cura sollecitare ogni volta che si è presentata l'occasione. Ora,
se riusciamo a realizzare questa funzione pubblica in questo spazio ex Stefer, riusciremo a dare decoro a questo mercato di via Gino Capponi che, ripeto, aspetta ormai da tanti anni una decorosa sistemazione, perciò ben venga questo atto di indirizzo, questa risoluzione che mira anche a realizzare questa, a rendere possibile questa operazione. Grazie. C'è il consigliere Matrone la prima. Parli tu? Lo sai che non ci abbiamo problemi noi della maggioranza. Posso? Quasi ora di pranzo. Allora, prego. Cerco di capire, innanzitutto voglio capire quando si presentano le risoluzioni se le firme devono essere ancora apportate o no, perché bisogna essere chiari. Se è una proposta di un consigliere, questa non è una critica, se è una proposta di un consigliere va in commissione, la commissione la lavora, cioè fa tutto quanto, la fa sua, automaticamente dovrebbe sparire il nome del consigliere. No, no, adesso no, 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 già l'ho detto, no, no. Sto dicendo, poi ripeto, per la terza mozione, la terza un'altra volta, la terza cosa, a firma, mentre prima era proposta dei consiglieri Lozzi e Coglia e Benassi, adesso vedo firma dal consigliere Tutino, perché non mi sembra una cosa, non mi sembra più una cosa giusta, o il nostro presidente prenda un'iniziativa e dica le risoluzioni una volta presentate in commissione perdono la presentazione del consigliere e diventano proprie della commissione, a meno che la commissione non si esprime, a quel punto va avanti per l'iter suo e va come risoluzione del consigliere che l'ha proposta. Detto ciò, abbiamo fatto tante riunioni per quanto concerne sto Appio Primo, ma adesso che vogliamo fare? Che vogliamo fare con sto Appio Primo? Vogliamo chiudere? No, perché io a sto punto continuo a sentire, no, non ci sono i parcheggi, non entrano i mezzi, non c'è il passo carabile, va chiuso. No, scusa, no, i mezzi non entrano dentro, non possono scaricare, dentro non possono scaricare, a quel punto fuori non possono scaricare, senza scarico merci il va chiuso, perché a quel punto non possiamo. E poi, non so, io sono andato a Carrefour, no? Vado a Carrefour, vado da Romanina, ma nessun mezzo. Nessun mezzo entra dentro i parcheggi sotto, non l'ho visti entrare per caricare e scaricare i merci dentro i parcheggi, dentro i garage. Oh, voi avete mai visto? A me non me ne frega, ha convenzionato, vedete, prima, quando sono stati dati l'autorizzazione che è stato aperto il centro commerciale Appio, sei mesi, dovevano dire ci sono i permessi, non ci sono i permessi, entrano i mezzi, è stato aperto. Io ti ricordo sempre che questo viene dagli anni precedenti, dove la nostra Presidente Fantino era sempre Presidente l'ex nono, però purtroppo, noi ce l'abbiamo un'altra volta all'ex decimo, vabbè, è uguale, al settimo, però l'immondizia non è un problema nostro, perché l'immondizia lì è particolare, perché tra merci alimentari, tra cioè, commerciale c'è stato di tutto e di più, e quindi l'AMA ha detto che si doveva organizzare, se non erro, no? Ci stiamo organizzando e pertanto vedremo quello che possiamo fare. Per la sosta esterna è quella, non possiamo fare altro, dimettiamo. Poi mi dici, no, di portare a termine il progetto, ma mi sembra che è venuto un rappresentante di Mezza Roma lì, non so chi era, ragioniere, un portavoce era, eppure lì portavoce dei cittadini, no? Eppure lì che ha detto? Che la statua, c'è una statua là, un ritrovamento che è stato murato, non si sa come è stato murato, quello che gli hanno fatto, quello che c'è sta dentro, così ha detto. Ci sono dei tappeti mobili ammucchiati da una parte, perché nessuno glieli fa montare. È vero o no, consigliere? Consigliere? Consigliere è preso. Consigliere Patrodola, con chi sta a parlare? Col consigliere. No, deve parlare tutto al consiglio, per favore, su. È consiglio al consigliere quello che sta facendo. Poi, quindi il carico scarico merci di fuori, purtroppo, è quello, è nato così col centro commerciale, è nato in una città consolidata dove ci stavano problemi e ce ne saranno sempre di più di problemi. Anche se io ho visto, scusate, ma proprio davanti al centro commerciale, proprio davanti c'è una specie di biscotto, se vogliamo chiamarlo, per girare su via Furio Camillo, e lì parcheggiano le macchine tranquillamente.
tranquillamente a bordo biscotto, impedendo che le macchine girano per via Furio Camillo. E a quel punto si blocca tutta via Appia, no? Ci stavano 5, 6, 7 macchine, non c'era un vigile, vedo dire che non c'era un vigile. Io ci sono passato un quarto d'ora di fila per passare, che ho trovato le macchine parcheggiate per girare su via Furio Camillo, all'altezza proprio dell'attraversamento. L'iter di porre in essere gli opportuni provvedimenti amministrativi atti a verificare la regolarità dell'iter intercorso rispetto alla corrispondenza dei progetti, il centro è stato aperto. Ormai il centro è finito, così come sta, è terminato. Il problema, si parla di parcheggi, il problema è il mercato. Se vogliamo trasportare sto benedetto mercato, ma mi sembra che quel portavoce ha detto che per lui è tutto a posto. Ditegli come lo deve sistemare, sistema tutto, sbaglio. Perché può darsi poi che mi sbaglio, perché quello ha detto una cosa, poi magari in risoluzione ne scriviamo un'altra e poi ne diciamo un'altra. Ha detto è tutto ok, tutto predisposto. Non ci siamo pronunciati e pertanto lui sta fermo così. E vergognosamente ha detto che ci sono dei tappeti mobili ammucchiati che si stanno rovinando perché nessuno gli dà l'autorizzazione a montarli, nessuno gli dice come vanno montati, dove vanno montati. Siamo bloccati, ha detto quel signore, credo che sia quello. Dice roba che vale migliaia e migliaia di euro, si sta rovinando da 2 anni che sta ammucchiata e nessuno gliela fa montare. Poi a valorizzazione di spazi pubblici, vabbè, queste sono sempre solite cose. E poi per quanto concerne i rifiuti non ci stanno problemi sui rifiuti. I rifiuti è una cosa particolare. Pertanto per me la commissione come si è espressa? Mi sembra che non si è espressa. No, non si è espressa, non c'è neanche scritto. Si è espressa, contraria. Prego, consigliere Matrondola. Sto cercando di capire quello che è successo in commissione. Si è espresso in maniera favorevole. Ha dato un parere favorevole alla commissione. Ha dato 4 su 13, che parere è? Eri te, era Selle, e sai, dai, su, non è un parere espresso. Evidentemente non c'era l'intenzione di far passare questa risoluzione così come è scritta. E poi devi scriverla però qua sopra. Visto il parere favorevole della commissione quinta. Ma non c'è scritto, pertanto per me non può essere votata. Noi non siamo favorevoli, mi dispiace. Grazie. Consigliere Vitro, Belisario. 3 anni che stiamo a parlare di questo centro A. Sì. Ringrazio per l'ennesima volta il Presidente che mi dà la parola oggi. Prego, consigliere Belisario. Sì, queste abbiamo discusso nelle ultime 2 ore di 3 atti che assolutamente sembrano legati fra di loro. Che sembrano legati fra di loro perché hanno in comune due soggetti diversi che hanno la stessa responsabilità, cioè la loro inerzia. La loro inerzia, perché se questa risoluzione fosse stata discussa precedentemente le altre due, avrei detto la stessa cosa: dopo 2 anni e mezzo portiamo questa risoluzione su Arco del Vertino, dopo 2 anni e mezzo portiamo, quindi i soggetti oggi è tutto 2 anni e mezzo. I soggetti legati fra loro sono il Comune di Roma, che come per il punto verde qualità, come per Arco del Vertino, ha creato le condizioni per un disagio che ha colpito tutti, la proprietà, in questo caso Mezza Roma, e i cittadini, proprio preciso preciso, uguale alle altre due atti portati in consiglio. E poi l'altro soggetto che dopo 2 anni e mezzo non ha ottemperato a risolvere il problema. Quindi pari pari. E io vorrei ringraziare il consigliere Tutino perché
perché ha chiesto l'inversione dell'ordine dei lavori perché aveva da fare e invece è riuscito a essere presente, quindi io lo ringrazio. Lo ringrazio perché dopo 20 anni lui è riuscito a portare un atto, si è dimenticato che il Consiglio dell'ex nono municipio ha predisposto un atto propedeutico all'accordo di programma, però penso che non si trovi più perché non l'ha trovato. E anche la memoria di giunta, che ahimè, quella memoria di giunta fatta sempre nella passata consigliatura dalla giunta di allora, anche quella non si trova traccia, ma è stata fatta. Quindi diciamo questi atti non compaiono nell'elenco del consigliere di Tutino, quindi lui dice che in consiglio ha appena dichiarato che dopo 20 anni, ma purtroppo lo ha dichiarato anche con uno dei suoi tanti comunicati stampa, che devo dire, ahimè, anche questa volta diciamo lascia qualche traccia, diciamo un po' così, che ha dell'inverosimile. E vorrei aggiungere anche che questa risoluzione non mi piace. Non mi piace perché non mi piacciono due punti del risolve. Non mi piace il secondo capoverso, dove dice di porre in essere gli opportuni provvedimenti amministrativi a verificare. Oggi dobbiamo decidere, la politica deve decidere che cosa vuol fare, semmai noi siamo in grado, nel senso come potere, a livello di potenzialità, di quel centro commerciale che esiste, è vivo, dà un servizio, dà posti di lavoro, e poi di promuovere individuando spazi idonei per la parte pubblica e parla dei ritrovamenti archeologici. Io dico una cosa, ricordo che durante i scavi per la realizzazione del centro commerciale è stata presente tutti i giorni, penso responsabile del Ministero dei Beni Culturali o comunque della sovrintendenza, che ha relazionato durante il corso dei lavori e che penso che con l'ente preposto abbia deciso che quei ritrovamenti archeologici si debbano trovare lì. Quindi oggi inserire nel testo, nel dispositivo, la valorizzazione non è che sia sbagliato, ma penso che sia inappropriato, perché ci sarebbe, no, perché penso che un ente come il, in quel caso penso sia, ripeto, la sovrintendenza, abbia reputato opportuno che i reperti archeologici lì dovevano essere collocati in quel modo. Io penso questo, poi quindi penso che sia anche quello inappropriato, e spero che questi due capoversi, infatti apro una parentesi, chiedo anche un po' di sospensione per capire se si può modificare anche il testo, e siano omessi. Questo perché non mi piace il testo per queste due, parti che ho appena citato, ma anche perché è privo di documentazione, di riferimenti. È privo di documentazione, è privo di atti, di citazioni su e quindi mi sembra veramente molto sterile, lo devo dire sinceramente. Quindi personalmente non sono molto, cioè non sono d'accordo su questo atto, almeno che proviamo a modificarlo, almeno nel dispositivo del risolve, e in questo caso mi confronterò poi con il gruppo, grazie. L'atto andrebbe emendato, bisogna presentare degli emendamenti e se vengono approvati si modifica, altrimenti bisogna riportarlo in commissione e poi fargli fare l'iter. Tutto si può fare, però ecco, diciamo, o per modificarlo adesso in consiglio bisogna fare emendamenti. Quindi se ci sono emendamenti si possono, ancora siamo nella fase della discussione, quindi si possono ancora presentare e poi si discutono e si votano. Allora, consigliere Vitrotti, prego. Io non ci sono in quella commissione.
Sì, grazie Presidente. Direi che più che inerzia, a me verrebbe da dire che i reati sono legati in realtà da un velo di opacità, perché diciamo anche gli interventi che mi hanno preceduto dimostrano una cosa, forse dovremmo anche farci una domanda noi consiglieri. Non tutti noi, me compresa, abbiamo contezza di quello che sta avvenendo su quel posto. E diciamo, questa è una storia che è nata così, perché questo consiglio, ci fu un consiglio diciamo di fuoco, dove noi chiedemmo appunto la necessità di visionare degli atti, poi gli atti uscirono direttamente in consiglio perché qualche consigliere, lo ricordavano prima, andò a farsi una roba assurda. Contestualmente troppa acqua è passata sotto i ponti, cioè io non sto qui a parlare di quello che è successo mesi fa, perché mi pare che l'inaugurazione è stata fatta a marzo, quindi è inutile che io oggi sto qui a discutere di quello che è successo e è la parte privata. Quello che mi interessa, io non sono, diciamo, non faccio parte della Commissione Lavori Pubblici, quello che mi interessa o che mi piacerebbe valutare insieme, anche a questo Consiglio, insomma, non, insieme, è fare una valutazione sulla parte pubblica. Al netto poi che c'è ovviamente una convenzione che è stata sottoscritta, stipulata, e quindi alcune cose diciamo aiutano anche la nostra, il percorso, no? Però si evitano anche tante diciamo, balletti strani, perché sento dire che poi dallo spostamento del mercato allora quella parte verrà riqualificata. Certo che verrà riqualificata, è previsto dalla convenzione, di che stiamo a parlare? E poi citiamo, diciamo, citiamo dentro questa risoluzione, spirito che io condivido, ma che secondo me manca, diciamo, di una percezione reale. Cioè io il consiglio e la proposta che mi sento di fare è: facciamo un sopralluogo lì. Ma della Commissione Lavori Pubblici, vabbè, insomma, non ne faccio parte, ma io come consigliera sono interessata a capire che cosa sta succedendo là dentro. E io mi ricordo già durante l'ultimo consiglio, sempre sul tema ultimo che discusse diciamo della situazione, sì, forse ci va allo spostamento degli uffici, ma che è forse? Forse ci va il CERT, ma che è forse? Forse ci va la palestra, forse ci va, forse, cioè non esiste forse, la parte pubblica, e questo credo che sia forse la sconfitta diciamo di un'amministrazione, non è tanto dire il privato ha fatto, perché il privato ha fatto quello che ovviamente fa un privato, la sconfitta è che la parte pubblica non è in grado di gestire il processo. Allora, se noi vogliamo ancora dare un senso, diciamo, al fatto che siamo anche dei consiglieri motivati in questo, e quindi apprezzabile il nostro contributo, al di là di quanto ci si mette e quanti anni so che non ci si pronuncia, io sarei molto più interessata di trovare insieme una soluzione. E poi mi chiedo anche, ma forse, no? Non sarebbe stato una battaglia più intelligente, non tanto dire a quel privato adesso non rivediamo tutta la documentazione perché l'iter è giusto, se è stato sbagliato, ma forse mettersi al tavolo di quel privato sarebbe stato chiedere prima di tutto quello che si pretende da anni, cioè questo benedetto spostamento del mercato, perché ad oggi abbiamo una fotografia chiara, la parte privata è aperta e il mercato sta ancora lì, punto. Cioè, è una sconfitta per noi, per l'amministrazione è una sconfitta, io lo dico anche, diciamo, prendendomi le responsabilità, perché capiamo perché non è stato fatto quel trasferimento e capiamo soprattutto quali sono le condizioni oggi per agire dentro la parte pubblica, perché il rischio è che al privato scade la convenzione e quindi ce la rilasciano così come prevede la convenzione, esattamente come è successo per Arco di Travertino, Salini, il costruttore di prima, quello non è che ci ha lasciato una cosa diversa da quanto era previsto dalla convenzione, cari colleghi, ci ha lasciato esattamente quello che c'era scritto sulla convenzione e poi oggi leggiamo, dice ma lì ci doveva lasciare il rustico, ma quello era previsto dalla convenzione, ma che qualcuno gli ha chiesto di fargli pure la parte pubblica? Non gli ha chiesto nessuno,
e quindi quella la parte pubblica non la fa. Questa è la stessa cosa. Se il privato, il costruttore decide di portare avanti un suo progetto, allora o l'amministrazione dice: bene, tu mi fa, però con quello che c'è sta scritto lì mi devi fare prima questo, questo, questo e questo, così vuol dire avere un percorso chiaro. Se l'amministrazione non dà un progetto chiaro e dove vuole andare al privato, ma quello fa quello che è previsto dalla convenzione, eh? Quindi oggi noi che stiamo rincorrendo? Di che cosa ci stiamo occupando? Il fatto che abbiamo detto no a suo tempo per costruire una cosa lì è superato. Siamo avanti. Perché oggi invece non ci preoccupiamo di capire a che punto sta la parte pubblica? No, partecipo ai lavori della commissione lavori pubblici e quindi diciamo non so se l'avete affrontato, mi dispiace per questo, però non mi pare che ci sia una chiarezza, no, rispetto a quali spazi sono stati completati. Addirittura c'entrano o non c'entrano i camion, non lo so, ma come non lo so, ma che bordino lo so, ma io lo devo sapere. Quindi io intanto accoglierei la proposta che ha fatto un attimo il consigliere Belisario di sospendere un attimo, anche per cercare di capire come possiamo, e se migliora, anche perché ci sono delle cose non tanto nel dispositivo finale ma nel corpo della risoluzione che non mi piacciono. Ci sono delle citazioni che io magari casserei, però devo parlare ovviamente ne vorrei parlare con tutti, e poi cercare di capire se c'è una conclusione diciamo più concreta, perché altrimenti il rischio è che facciamo un atto ovviamente dallo spirito costruttivo e anche propositivo e anche profondamente giusto, perché io lo accolgo, partiamo avanti la parte privata, la parte pubblica, però non si capisce come andiamo avanti. Quindi diciamo forse magari una discussione in questo senso la trovo anche molto più interessante e stimolante. Grazie. Allora, c'è consigliere Storitano. Grazie Presidente, colleghi. No, io sinceramente abbiamo lavorato in commissione un po' poco e anche un po' male, perché si poteva fare un buon lavoro bene, coi tempi giusti, perché noi abbiamo avuto parecchie commissioni. Consigliere Vedotti, non c'è stato un consiglio su Appio Primo. C'è stata una commissione in quest'aula con la presidente Fantino che diceva che non aveva la documentazione. Poi uno sfigato di consigliere come me sono andato al dipartimento e ho detto: scusi, posso avere? Sì, faccia una domandina e passi fra qualche giorno. E devo dire, senza conoscere nessuno, caso strano perché io a dipartimenti conosco tanta gente, in maniera che guardi, passi fra qualche giorno, lo protocolli e mi hanno dato il documento. L'ho portato in quest'aula, qualcuno ha detto: Stelitano il solito raccomandato. No, non sono raccomandato. Se ero raccomandato non stavo in quest'aula, consigliere Giuliano. E invece sono un poraccio che ancora pensa di cambiare il mondo, ma invece non cambierà niente, perché il mondo è dei poteri forti e io non sono un potere forte. Gli imprenditori che fanno il bello e cattivo tempo di questa città non governa il PD, i Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cugini d'Italia. E chi, come dice lei, chi ha? Articolo 5. E poi ci sta sempre qualche poraccio che cerca di prendere qualche mollichina, ma è sempre considerato un servo sciocco. Allora, detto questo, si parlava di convenzioni, ha ragione la consigliera Vitrotti, che devo dire ultimamente sta studiando molto, anche fuori campo. E non c'è solamente il problema di Appio Primo, perché signori, noi la parte pubblica ci interessa, a noi la parte privata che ce ne può? Sì, i lavoratori, i dipendenti della parte privata, e a me non me ne frega niente, mi interessa dei dipendenti, quei poveracci che fanno il mercato la mattina, che dovevano entrare dentro, che doveva spostarsi il bar dentro, invece sono un bar spettacolare con modo, e invece il bar del mercato delle lì messo male, la carne, la verdura,
quello che vende là, non c'è una cosa regolare. Ha ragione la consigliera Lancia, portare il mercato là dentro significa far morire il mercato. E l'abbiamo visto, e l'abbiamo visto in altri mercati che abbiamo fatto nell'ex decimo municipio. Io l'ex nono non ci sono andato, non sapevo di questa cosa, perché sono dopo tutti questi anni che si parla di tre consigliature. Devo dire che questa ultima consigliatura ha dato un'accelerata, perché nelle scorse consigliature le campagne elettorali costano e probabilmente qualcuno... Però ecco, come ripeto, a noi ci interessa che si apre il centro commerciale, si apre il mercato. La convenzione diceva questo. A Statuario si apre l'albergo, si deve aprire il centro sociale e il centro sportivo. L'albergo è aperto, il centro sportivo e socio no. E questa è la stessa musica. Adesso questa mattina c'è una fase di accelerazione, perché noi, signori consiglieri, abbiamo, penso, un ruolo, il nostro ruolo da consiglieri municipali cambia. Il ruolo del presidente del municipio cambia. Gli assessori anche avranno più peso specifico, perché che se ne dica che il commissario gestirà tutto, i problemi del territorio ce li subiremo noi tutte le mattine, cassonetti, marciapiedi, nidi. Pensa se il commissario si interessa di mettere la barriera antirumore davanti al nido di Via del Calice, che i bambini di due mesi stanno là dentro e passa il treno e passa l'aereo. Che gliene frega al povero commissario che magari a Roma si sarà passato per fare un convegno, per fare un dibattito, per dire cosa è successo a Milano del Giubileo. Qui ci vuole uno che conosce Roma. Io, perché io non mi permetto di criticare il commissario, pensa, io già ho tanti nemici che ho in giro, mi metto pure a dire male del commissario. Ben venga, finalmente qualcuno che adesso inizia a dire cosa dobbiamo fare veramente. No, io penso, io dico, basta con sti parolai che dicono tutto il contrario di tutto, e i cerchietti magici. Non funzionano più i cerchietti magici in ogni territorio, dal comitatino di quartierino alla presidenza del consiglio. Va detto anche a Renzi, presidente. Va detto al futuro, al presidente della regione, in tutti gli organi collegiali. Questo paese ha fame. Pensare che al mercato di San Giovanni, di come si chiama, dell'Alberone, di dove è a questo accidente di supermercato, va messo intorno al tavolo, presidente Cofano, magari fare un sopralluogo, facciamo un consiglio lì, là dentro, dentro il mercato, sotto dove deve andare il mercato, con tutti i consiglieri, con i cittadini, con i comitati di quartiere. Sì, si poteva dire, presidente, la prego. Scusate, per cortesia. La prego, io ho tanta simpatia, praticamente zero, del consigliere Tudino, però la prego di rispettare. Perché io quando parlo non l'ascolto, non lo disturbo, non l'ascolto, è vero, non l'ascolto, perché è tempo perso. Perché c'era una battuta nella Prima Repubblica che diceva: Giulio Andreotti ha parlato a Roma, Bettino Craxi a Milano, Marco Pannella a Vanvera. Ecco, lui come radicale parla a Vanvera. Comunque, mi aspetto un comunicato. Torniamo, no, perché, per favore. Non mi deve fare interrompere, perché per poi cortesia. Perdo il filo e devo ricominciare a ricucire questi fili già strappati. Su. Allora, mi faccia finire. C'ha due minuti, eh? Grazie. Allora, dicevo, bastava fare un sopralluogo con tutti i consiglieri della commissione, non che un giorno viene i vigili urbani della VOT, un giorno viene il dipartimento, un giorno viene l'ufficio stampa. Tu dimmi se l'ufficio stampa di un'azienda come quelli di Mezza Roma può pensare quello che può pensare Barbara Mezza Roma, che io non conosco. Perciò, ma ben venga, ma nessuno vuole fare la guerra a tutta Roma.
ma vogliamo fare che bisogna pensare nel futuro di questa città. Ma io penso il macellaio che io conosco del mercato, un povero Cristo che prima stava a quarto miglio e l'hanno cacciato via. Allora, detto questo, e finisco, e mi scuso di questa cosa. Prego, che diceva, consigliera? No. Cortesia, per favore. No, porta sfiga qualcun altro. Consigliere Sterritato, su. Parliamo di sfiga, perché qui tocchiamo i gioielli di famiglia, perché è pericoloso affrontare certi argomenti con superficialità. Cioè abbiamo il problema di la parte pubblica, perciò la parte, e perciò dobbiamo fare in modo di possiamo pure approvarla questa risoluzione, una risoluzione non se nega a nessuno, tanto non cambia niente, signori consiglieri, però possiamo prendere spunto di questo argomento, e mi rivolgo al bravo consigliere che sta migliorando poco, La consigliera Sterità, chiuda per favore. La su. Consigliera, grazie. Siamo, mi faccia venire, il tempo è scaduto. Presidente, lei la deve smettere. Il tempo è scaduto. Un secondo. Per favore, su. Di proporle un consiglio aperto a lei, presidente, perché le ricordo che nella scorsa consigliatura abbiamo fatto pure i consigli dentro i ristoranti. Se lo ricorda, quando c'era il problema dei down, che abbiamo fatto un consiglio dentro. E allora. Usciamo dagli schemi di questa burocrazia inutile. Grazie. Consigliere Giuliano. Oh, finalmente, grazie, gliela abbiamo fatta. Allora, io volevo mettere in evidenza a questi consiglieri, cioè pure l'assessore Di Simone, all'aula tutta, ma oggi abbiamo parlato di Arco di Travertino, Punto Verde Qualità e Appio Primo. Tutto ex nono. Ma io voglio dire una cosa, ma la Presidente, perché c'era la Presidente Fantino, ma c'è stava o no? Perché dico, o gli dice male, perché comunque e anche i colleghi gli ha detto male, guarda caso tutto dall'altra parte, noi qui non è che non c'avamo i nostri problemi, però comunque sia, lì caso strano tre cose grosse e la Presidente non c'è. Ma faccio questa battuta, dico, è un problema la Presidente che ha gestito l'ex nono, perché dico, se fosse stata qui oggi sarebbe stata d'aiuto su queste tre macro problemi che avrebbe avuto comunque memoria storica, immagino, però mo, a parte insomma quello che ha avuto il padre della figlia che ha partito da scelta, oggi dovrebbe stare qui, insomma sarebbe stato utile che fosse in aula, e invece questo non è avvenuto. Allora io faccio una proposta, cari colleghi consiglieri, che venga da questa parte, non vi deve preoccupare, perché non fate subito la parte perché vi è da destra. Tante volte se giri a destra c'è la precedenza che viene da destra. Però dico, allora facciamo un sopralluogo, io ne parlavo prima col Presidente, giovedì facciamo un sopralluogo straordinario, veloce, si invitano i tecnici dei municipi, se anche se non dovessero venire andiamo a renderci conto dell'aria esterna, dell'aria interna, perché abbiamo sempre sentito dire ma non abbiamo mai visto, chiaro? E siccome se aspettiamo qualcun altro questo non si fa, noi possiamo sospendere quest'atto, ok? Tanto il municipio va avanti, non saremo quindi commissariati, abbiamo il tempo di lavorarci, poco ma di lavorarci, andiamo a fare giovedì una straordinaria, lì vediamo tutti quanti quello che c'è e così forse potremo essere un pochettino più utili, forse, perché 2,05 m o 2,20 m così rende poco, ok? Ci rendiamo poco, poi sentiamo pure, scendiamo tutti quanti, andiamo al mercato e sentiamo, ma voi siete ancora convinti di entrare dentro quella struttura? Sì, no, vediamo, cioè ci rendiamo conto anche di questo, perché nella parte pubblica ovviamente non possiamo noi, caro amico, collega, colleghi, colleganti, non possiamo noi, ehi, sto a parlare a voi pure, e sto a parlare pure ai colleghi qua, non... Allora, non possiamo pensare che possiamo prendercelo col privato. Il privato fa il privato, cioè quello ha investito dei soldi e deve incassare, deve rientrare. Il problema è che noi la parte pubblica come amministrazione, come dipartimenti non l'abbiamo seguita. Il problema è nostro, non è loro. Perché se poi noi spostiamo l'attenzione su chi di dovere, chi investe fa un piano, fa un programma, in tot tempo deve rientrare, se no che investe a fa?
ma nella convenzione c'è la parte pubblica, quella era il dipartimento con l'amministrazione comunale che doveva vigilare e portare a termine questa struttura. Ora ci sono due mercati che se litigano il progetto, è normale che noi non dobbiamo essere parte integrante di questo, dobbiamo solo dare il contributo. Quindi a questa proposta, Presidente, che la ridico, facciamo una commissione, blocchiamo quest'atto che rimane sospeso, facciamo una commissione giovedì, veloce, per capire quello che poi serve, tanto non saremo commissariati e quindi non abbiamo l'esigenza oggi di chiudere, no, il documento, di votare il documento per forza. Penso che sia intelligente questo, andare tutta la commissione, anche chi non è della commissione, facciamo la congiunta, andiamo tutti là, chiaro? Facciamo una congiunta e andiamo tutti là. Io aspetto la risposta dai banchi della sinistra. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Renzi. Grazie Presidente. No, io penso che insomma la vicinanza alle prossime elezioni fa bene, perché vede tutti i consiglieri belli indiavolati, perché il problema di come lavorava questo consiglio l'abbiamo sollevato, l'ho sollevato personalmente da tanto tempo, il problema che abbiamo avuto nel reperire alcune volte i documenti, nel problema che non abbiamo avuto spesso gli uffici tecnici o assessori competenti che ci aiutassero a fare il lavoro. Oggi ci troviamo con il problema di tutelare quello che è per il privato, per il pubblico. Quello è sempre stato così. Logicamente, se noi diamo la scelta a un costruttore, logicamente lui cercherà di fare il suo interesse, non farà mai l'interesse del pubblico. Il problema che c'è in questa consigliatura, che c'è stato, è che c'è stata una presidente e una giunta che ha lavorato in maniera autonoma da tutto il resto del consiglio, e questo poi ognuno riprenderà responsabilità di quello che è stato fatto negli anni. Grazie. Un attimo. Allora, io non ho più interventi, c'era una richiesta del consigliere Belisario di sospendere, a nome del gruppo PD, di sospendere un attimino il consiglio, vedere se era possibile, diciamo, modificare o approfondire questo atto. C'è la proposta del consigliere Giuliano di sospendere la discussione, la votazione dell'atto e eventualmente fare una commissione un sopralluogo e poi riprendere l'atto. Io sospendo un attimo il consiglio per 5 minuti. Allora, i firmatari, il Presidente della Commissione, il primo firmatario Davide Tutino e i gruppi politici esaminano queste due richieste. Allora, il Consiglio ha sospeso 5 minuti. Un attimo, consiglio, per favore, invito i consiglieri a prendere posto. Allora, quindi ci sono state, per favore, riprendiamo il consiglio, vediamo, per favore, allora, per favore, allora, durante interventi quindi ci sono state diverse alcune richieste, il consigliere Giuliano, la consigliera Vitrotti, il consigliere Pellisario, sono state, allora, io vorrei capire dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici, che diciamo ha presentato l'atto, e anche il consigliere Tutini che è primo firmatario dell'atto, se questa richiesta di sospendere la discussione dell'atto, riportarlo in commissione, quindi la commissione si adopera per fare un sopralluogo e riprendere poi l'atto, se si può accogliere oppure andiamo avanti. Consigliere Cofano. Grazie Presidente, no, abbiamo insomma la volontà di fare dei passaggi ulteriori dal punto di vista di sopralluogo, questo viene assolutamente preso in carico, però noi da regolamento il ritiro della risoluzione non si può svolgere, per cui noi comunque possiamo dare conseguenzialità votando la risoluzione oggi al netto di un sopralluogo la prossima settimana, questo penso che sia sostenibile. Non ho capito, scusi. Scusa. La prossima settimana, martedì. O giovedì. Cioè prima, scusate, prima votiamo l'atto e poi facciamo il sopralluogo. No,
via, e il giorno si decide insieme ai commissari. L'atto si può ritirare, perché non siamo in dichiarazione, siamo in discussione ancora. Quindi l'atto, se i proponenti sono d'accordo, se i proponenti sono d'accordo, l'atto si può ritirare, benissimo, non c'è nessun divieto su questo. Chiaro? È chiaro che non è che prima si vota e poi si fa sopra il luogo. No, però lui sembra un senso questo. Allora, possiamo chiederlo ai proponenti? Io l'ho chiesto ai proponenti, al presidente della commissione e al consigliere Tutino. Posso? Presidente della commissione, l'ho... consigliere Tutino. Allora, essendo. Ma se la risoluzione, dove stanno i proponenti? Se tu hai tutto. Il primo firmatario è consigliere Tutino. Vabbè, prego, consigliere Giuliano. Grazie presidente. Buonsenso, prego. Prego, consigliere Tutino. Sì, mi permetto di rispondere in 30 secondi invece che. Stamattina c'aveva fretta lei, prego. Presidente, ormai quando una cosa. Per favore. Quando un treno è passato non si riprende. Va no? Bene, d'accordo. Va bene, allora. La prima cosa che devo dire al consiglio è che poiché è stato detto che quest'atto arriva dopo 2 anni e mezzo, in realtà è stato presentato da circa 7 mesi, arriva ora in consiglio, e il che è legittimo chiaramente. Poi rispetto alla richiesta che dai miei colleghi arriva, molti dei colleghi che l'hanno fatta si sono assentati nelle varie commissioni che parlavano di questo atto. Mi dispiace che non abbiano voluto presenziare a quelle, credo che se l'oggi prefigura il domani, come è inevitabile per legge della natura, non credo che domani verranno molto volentieri a delle, diciamo, a dei sopralluoghi o ancora su quest'atto. Lei ci deve dire se è d'accordo oppure no. Ha assolutamente ragione. Non posso, di fronte alla mia coscienza, ritirare un atto che neanche da regolamento potrei a mio avviso ritirare. Non accetto, d'accordo. Andiamo avanti. Allora, siamo in dichiarazione di voto. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto su quest'atto? Allora, ci sono... che c'è così a pensare? Sì, la discussione era finita. Allora, io ho sospeso il consiglio prima della dichiarazione di voto, d'accordo? Proprio per dare la possibilità a tutti di intervenire, tutti sono intervenuti, prima di fare la dichiarazione di voto ho sospeso il consiglio, non c'è questa volontà di ritirare, di approfondire l'atto, quindi andiamo in dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Noi voteremo favorevolmente a quest'atto per rispetto del lavoro della Commissione e davvero senza polemica, secondo me si poteva forse aspettare qualche giorno e fare un sopralluogo, però credo sia corretto sottolineare che qualche mese fa in Consiglio proposi di cambiare una parola ad una risoluzione, sono stato aggredito perché non rispettavo il lavoro fatto in commissione, perché non rispettavo un iter fatto già e arrivavo qui. Allora, siccome spesso abbiamo sentito queste cose, questa risoluzione gira da un po', se non sbaglio ha girato anche più di una commissione, allora forse alcune proposte potevano essere fatte prima, arrivano oggi, potevano forse essere prese in considerazione, però ecco, è un precedente interessante di cui possiamo tener conto anche per i prossimi consigli, e che quindi quando ricapiterà magari anche da parte del sottoscritto una proposta del genere, non sia presa come una proposta strumentale o polemica o di ostruzionismo, ma come un ragionevole contributo al leader di un atto. Grazie. Ci sono però non ho capito la dichiarazione di voto, consigliere. Allora, altre dichiarazioni di voto, consigliere Lenci. Grazie Presidente, sì, anch'io ho mancato qualche appuntamento appunto per questioni di salute, quindi non ho potuto vedere le ultime commissioni, però credo a oggi fare un sopralluogo alla più primo non sia necessario, perché insomma, non credo che dobbiamo fare altri, noi stiamo chiedendo quello che riteniamo corretto per la parte del pubblico, quindi penso che un sopralluogo sia, sì, possiamo anche farlo, ma oggi l'atto può essere secondo me votato, io spero un parere favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto ci sono, consigliere Benassi.
Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, in coerenza con quanto richiesto poco fa dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici, che fa parte del nostro gruppo consigliare, il nostro voto è favorevole e comunque ci adopereremo affinché venga fatto poi un sopralluogo nei prossimi giorni sul luogo. Grazie. Alla consigliera Cercone viene sostituita dalla consigliera Lozzi come scrutatore. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Lancia per il PD, prego. Il gruppo PD voterà favorevole a questa risoluzione che lascia il tempo che trova, però chiediamo un impegno a tutto il Consiglio e alla Commissione di affrontare con serietà tutto il problema della riqualificazione dell'Alberone e della parte pubblica del centro Appio Primo, con gli atti e con i documenti e con i progetti davanti. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora. Chi è favorevole? Facciamola, beh, chi è contrario? Ho votato favorevole io, Presidente. Ho visto che ha detto favorevole. Sì, sì. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'atto, 15 voti a favore, nessun contrario, nessuna astenuta, l'atto è approvato, il consiglio molto breve, oggi è chiuso, grazie.